Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi primo settembre, allora avevo ordinato delle cose sul pianeta Hobby, che comunque questi giorni sono stato in vacanza, quindi vi faccio il video proprio ora. Comunque adesso prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Cosa ho comprato? Allora, una semplicissima busta. Ora vediamo un po' in questa carina, preziosa busta cosa c'è. Cosa abbiamo? Wow, la serie completa dei Magotti. I Magotti e la pentola magica era un cartone animato del 2001 che usciva con le merendine Kinder e Ferrero, e fu il primo cartone della Ferrero. Ora li vediamo un po' tutti quanti. Allora, dunque, sembra che ci siano tutti e 12 i personaggi. Allora, innanzitutto questo qui è il mago Cabalone, ok? Poi abbiamo, vediamo un po', lui, questo qui, è il gallo coccante, detto anche cocciante. Poi, dunque, vediamo gli altri personaggini dei Magotti. Lui è Babamas. Babamas, sì. Poi, questa ora non mi ricordo come si chiama. Ok. Questo mi sa che è Bamba. Sì. Ok, i nomi non me li ricordo tutti. Poi, qui abbiamo... Allora, questa qui non mi ricordo come si chiama. Lui è Nero senza nome. Poi qui abbiamo, mi sa questa qui è Liva. Questo è Pisco. Sì, Pisco. Poi questo qui è Sciol. Sciol, sì. Questo è Zullo, sì, Zullo. E quest'ultimo non mi ricordo quale è, come si chiama. In totale sono tutti quanti, sì. Sono 3, 5, 8, 10, 12, 12 personaggi. In pratica questi Magotti avevano il potere di cambiare colore. Ora, non so se si riesce a vedere, ma se scaldati col calore della pelle, ora non so come si faccia, e comunque, beh, sono proprio, comunque poi della ve ne parlerò anche dei cartoni animati della Kinder e Ferrero. E comunque la Ferrero ha fatto altri cartoni, tra cui il secondo è I Lunis e la Sfera di Lassifer del 2002, I Magicanti e i Tre Elementi del 2003, I Rodeo e la Magia dello Specchio del 2004, Gli Animotosi in Terra di Nondove del 2005, I Lampadrima e l'Isola Misteriosa del 2006, poi dopo I Lampadrima abbiamo Gli Scatenini del 2007, Gli Smarengo del 2007, Palla Strike del 2007 e Straspeed del 2007. Se qualcuno di voi ha da cedere la collezione completa di queste serie della Ferrero, me le mandi per posta e mi scriva su Facebook. E comunque in ogni caso penso di comprare altre cose su Pianeta Hobby. In totale è costata tutta 10 euro più 10 euro di spedizione. Alla fine non è che ho speso tanto. Beh, per tutta la collezione. Ebbene,
Questo era il primo episodio della serie Kinder e Ferrero, sperando che voi, che su Pianeta Hobby riesca a recuperarli quasi tutti, o che qualcuno di voi me li possa spedire per posta, tutte le vostre collezioni complete che dovete magari dar via, e niente, ci vediamo alla prossima.